Padre Bernardo, fra le tante opere custodite qui nella Basilica, ad oggi ve n'è uno in più, Nestatisi San Domenico, che sottolinea insomma anche l'attaccamento dei fedeli a questo luogo. Sì, ci ha molto rallegrato il gesto generoso e disinteressato di Sandro Sabia, che ha affidato alla nostra cura, come dono prezioso della sua famiglia, questa bellissima immagine di San Domenico che risale al 1700, una pittura che raffigura questo grande santo in un momento di estasi. Nel segno della bellezza e della devozione troverà senz'altro tutta la custodia e la cura necessaria per la sua conservazione in un contesto che è un grande sposalizio fra spiritualità e bellezza, come è l'abbazia di San Miniato al Monte. L'estasi di San Domenico è una pittura ad olio su tela. Fu trafugata nel 1994 al signor Sandro Sabia, proprietario dell'opera dal 1920, quando lo storico Giulio Bonamici, a cui è dedicata anche una sala nel Museo di San Marco, la regalò a suo nonno come dono di nozze. Ritrovata dal nucleo operativo dei Carabinieri nell'abitazione di un collezionista, è stata restituita al proprietario, che ha deciso di donarla alla Basilica di San Miniato, a cui la sua famiglia è profondamente legata. Santo, fra l'altro, molto venerato dalla Chiesa, perché è fondatore di quell'ordine dei Domenicani, ma citato anche da Dante. Sì, certamente, San Domenico è comunque una grande esperienza di santità nella quale si riconoscono tante esperienze di fede, di riflessione teologica, di spiritualità. Tra l'altro il nostro fondatore, San Bernardo Tolomei, nella Siena del 1300 si forma spiritualmente nel contesto dei Domenicani. La stessa cosa era già successa a Dante Alighieri, e in fondo in un luogo lapiriano come San Miniato siamo lieti di avere un'immagine del santo al cui terzo ordine apparteneva Giorgio Lapira.